della partita di domenica mi è piaciuto quasi tutto, anche perché la squadra è scesa in campo determinata di poter portare a casa un risultato importante, sempre attraverso il gioco e attraverso la ricerca del gol. Abbiamo creato tantissimo e non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto, però credo che il risultato alla fine sia giusto. La cosa negativa è stata l'espulsione di Sirignano, un'espulsione ingiusta. Questo mi dispiace perché è la terza espulsione che ci capita contro in una maniera esagerata. Quindi per il resto direi che la squadra abbia fatto una buona partita, l'ha dimostrato sul campo, ha dato un segnale positivo alla piazza dove ha dimostrato di poter lottare fino alla fine per il primato. Rispetto al Lamezia, cosa è cambiato a parte l'innesto di due giocatori come Giordani e Cosa è cambiata? Rispetto alla Lamezia abbiamo giocato su un campo impraticabile dove c'era un forte vento e i valori non sono potuti venire fuori. Mi dispiace per quell'episodio, però credo che se la partita con la Vigor si era giocata su un campo discreto senza vento, credo che non avremmo avuto difficoltà. Questo mi dispiace, però fa parte del calcio. Ora pensiamo al futuro, abbiamo iniziato l'anno nuovo col Melk. Mi ha vinto una partita meritata anche in 10 contro 11, quindi direi che questo è il Catanzaro che voglio ed è il Catanzaro che deve cercare di lottare su tutti i campi. Mister, lei aveva previsto per la domenica scorsa che il Metric si sarebbe chiuso, sarebbe stato uno della prima squadra, eccetera, eccetera, e invece è andato in avanti, eccetera, ci ha messo un po' in difficoltà. No, non è che ci ha messo in difficoltà, è normale che noi eravamo costretti ad attaccare, però il Melfi nell'area di rigore non si è avvicinato quasi mai, quindi non direi che ci ha avuto un po' di palleggio, però gliel'abbiamo concesso noi perché cercavamo sempre di attaccare e si andava alla ricerca del gol. Una volta sbloccato il risultato, credo che poi anche nel secondo tempo in 10 contro 11 non ci sia stata proprio partita. La sensazione che si ha di sull'innesto di Gianpai qua e di chi se verrà è che probabilmente lei andrà a mutare quella che è la composizione in campo della squadra. È una sensazione giusta o no? Nel senso non si atterrà più al 3-4-3 ma cambierà qualcosa. No, no, non cambio nulla, posso solo cambiare in base all'avversario che vado ad affrontare. Di sicuro la nostra identità è quella del 3-4-3-4-2-1. Non vado a cambiare un modulo di gioco dove la squadra ha costruito 40 punti, quindi non credo che ci sia bisogno di cambiare. Poi è normale, capiterà in qualche partita come domenica nel secondo tempo che in emergenza ci siamo dovuti mettere a 4 dietro e 3 a centrocampo, ma può anche capitare di giocare 3-5-2 o addirittura 4-3-3. Questo è da vedere sempre gli avversari che si affronteranno. È normale, ormai le squadre sanno come gioca il Catanzaro, quindi qualche variante ci deve anche essere, però sono le squadre avversarie che si devono preoccupare del Catanzaro perché noi. Con chi giochiamo e dove andiamo a giocare, dobbiamo sempre cercare di fare la partita e cercare di portare a casa punti importanti. Proprio in virtù di questa espulsione del cambio del modulo nel secondo tempo, abbiamo visto Giampa che è stato spostato dalla fascia al centro. L'ha convinta più sulla fascia o nella parte centrale del campo, che erano i ruoli dove lui giocava in diversi momenti della sua carriera? Giampa è un elemento importante. Io il primo tempo l'ho messo a destra perché mi doveva coprire la spinta del terzino sinistro Loro e me l'ha fatta bene. Poi con l'espulsione è normale, dovevo rinforzare in mezzo al campo, mettere qualcuno di peso e ho preferito lui centrale con Maisto e Quadri. Ho dovuto togliere Esposito a malincuore perché è un elemento importante, però credo che alla fine le scelte siano state scelte giuste per come stava andando la partita. La sensazione, rifacendomi alla domanda del mio collega, è quella che il Catanzaro in questo momento può forse contare sui migliori centrocampisti centrali del girone, no? Insomma, Giampa, Quadri, Maisto, Ullo, perché no?
Allora forse il rischio di spostare uno di questi, nella fattispecie di Giampa a destra, vorrebbe dire forse perdere un poco della sua efficacia, non credo. No, non credo perché, per come sono abituato io, a me piacciono i giocatori tecnici, quelli che sanno finalizzare in mezzo al campo. Poi mi serve qualcuno che sappia guidare la squadra, sappia difendere come Giampa. Però per come giochiamo noi in mezzo al campo, bisogno di gente che sappia fare l'ultimo passaggio, sappia calciare dai 30 metri. Non è che Giampa non lo Giampa, questo lo sa fare e come. Però ho preso un elemento importante come Quadra, che mi dà determinate garanzie su calci piazzati, su palle filtrante, quindi non posso... No. Di Quadri anche lo stesso Maista è un elemento importante, non c'ha il calcio da 35 metri come Quadri, però è uno che sa giocare la palla, sa tenere palla, sa mettere in porta l'attaccante. Giampa è uno più di quantità, uno che recupera palloni, l'appoggia, quindi a me uno come lui serve come il pane. E per me, se lui sta bene, giocherà sempre, o a destra o in mezzo giocherà. Non è che vada a escludere uno come Giampa o come Quadri o Maista. È normale, se poi vedo che dopo 3 o 4 partite non fanno quello che gli richiedo, è normale che dovrò mettere dentro qualcun altro. Però per il momento, no, per il momento, domenica mi hanno convinto tutti, quindi non è che c'è qualche dubbio su qualcuno di loro. Adesso domenica andiamo ad affrontare il Neapoli, e in base a come gioca il Neapolis ci metteremo anche noi in campo. A proposito del Neapolis, si giocherà a Mugnano, dove si sa che c'è... Per il campo si sa stasera, quindi ancora. Non importa. O si gioca sul sintetico, o sul campo naturale, per noi è indifferente. L'importante è andare lì e cercare di portare a casa 3 punti importanti. Il calendario è dalla parte del Catanzaro, perché per quanto possa essere difficile la sfida di Neapoli, Perugia capolista sarà le prese in una sfida più difficile, diciamo, sulla carta e in quel di Chieti. Quindi una grossa opportunità per avvicinarsi, una spinta in più anche per trovare... Non sono d'accordo, perché ora le partite pesano per tutti, anche per quelle che sono giù in fondo. L'ha dimostrato il Celano con la Paganese, come il Milazzo col Chieti. Le partite ora sono tutte difficili, perché tutti vogliono portare a casa punti importanti, chi per la salvezza, chi per la promozione, chi per i playoff. Già da domenica scorsa andare avanti, le partite iniziano ad accorciare e tutti cercheranno di raccogliere il massimo. Noi di sicuro siamo una squadra competitiva in tutti i fronti, quindi dobbiamo solo cercare di andare a fare la nostra partita e cercare di vincere, perché l'obiettivo del Catanzaro è quello di vincere dappertutto. È normale che poi non è che si possono vincere 20 partite, però se riusciamo a vincere quelle 13 partite per raggiungere il nostro obiettivo, noi saremo più che contenti. Il presidente è giusto che le vuoi. È giusto, però nel calcio ci stanno le sconfitte, ci stanno, e bisogna accettarle sempre. Bisogna sempre accettarle, anche perché c'è sempre l'avversario. Di sicuro l'obiettivo che mi ero fissato inizio campionato erano le 22 vittorie, ora siamo a 11 o 12, non mi ricordo. Ne abbiamo 8 in casa, sono 11 vittorie, ne mancano ancora altre 11 per poter raggiungere l'obiettivo. Nel girone di ritorno è secondo me, 8 vinte, dico. Nel girone di ritorno è premiante la media inglese per la promozione. Beh, io sono convinto che nel girone di ritorno, se riusciamo a fare gli stessi punti del girone d'andata, saremo sicuramente o primo o secondo, anche perché il girone di ritorno è difficile che le squadre riescano a ripetere il girone d'andata, come è difficile anche per noi, però noi ci dobbiamo provare, perché
Abbiamo preso tre rinforzi importanti e sono convinto che ci possiamo riuscire. Mister, oggi io scrivevo che Catanzaro è la squadra che vince di più in casa ed insieme alla Lamezia è l'unica che non ha mai perso sul terreno amico. Questo è un fattore importante in virtù anche del calendario che dice che Catanzaro adesso ha altre 10 partite in casa a differenza di chi sta più in alto. Sì. Le statistiche sono queste, però c'è anche da dire che le partite che abbiamo perso sono partite che abbiamo buttato via noi al vento, non è che ci hanno messo sotto, come la partita Lamezia è un caso a parte, perché secondo me su quel campo non si poteva neanche giocare, quindi è un caso a parte. La partita di Aversa, su un rinvio dove ha spazzato il difensore, si è trovato l'attaccante davanti alla porta con un errore nostro, con un errore grossolano, però ci sta. Sempre su quel campo contro l'Arzanese abbiamo perso una partita dove abbiamo subito il gol del pari su un calcio d'angolo nostro, dove c'era anche il fallo su Narducci, non è stato fischiato, poi un rimpallo e si è trovato la palla all'attaccante in aria. Le partite che abbiamo perso alla fine non è che le abbiamo perse che abbiamo meritato di perdere, quello dispiace. Però fa parte del calcio. Il Perugia fino ad ora è riuscito a vincere due partite in più rispetto a noi, però sono convinto che il girone di ritorno riusciremo a recuperare i punti. Quanto è importante avere la possibilità di fare la sosta subito, praticamente subito dopo la prossima partita, anche al fine magari di incrementare gli schemi? È importantissimo perché c'è una settimana in più, anzi 10 giorni in più per poter lavorare con Giampà e Quadri, per fargli assimilare gli schemi, fargli capire come si devono muovere e cosa devono fare in campo quando si gioca. La fortuna è che ci abbiamo rispetto agli altri la sosta con una settimana in più, quindi. Però da parte c'è anche la Coppa Italia e la Coppa Italia sarà una riconferma per provare alcuni schemi. Quindi in Coppa Italia non è detto che giocheranno le come cosiddette seconde linee che non esistono, giocherà la formazione migliore. Fino a che punto siamo stati nel giusto nel valutare ottima la prestazione dei Quadri? La prestazione dei Quadri siamo nel... Io non vado a guardare il gol o l'assist, vado a valutare quello che mi fa in mezzo al campo. Il mezzo al campo è stato un elemento importante perché ha sempre tenuto palla, giocata, è riuscito a fare quello che di solito faceva solo Maestri in campo, sì, smarcarsi, ricevere palla, tenere palla, saltare l'avversario, mettere la palla a gol. Credo che era l'elemento che mancava al Catanzaro.